sta succedendo. La vita del bambino, specialmente negli anni 90, era bellissima. Ma c'era un periodo dell'anno in cui la tristezza ti attanagliava, in cui succedeva qualcosa che effettivamente odiavi, ma che eri costretto a fare. Sto parlando di tornare a scuola. Le prime avvisaglie, Vance, le vedevi quando andavi a fare la spesa con la mamma. In quei momenti di inizio settembre, il supermercato cambiava. Uscivano quelle grandissime sagome di matitoni, di gomme, di quaderni giganti. E quello era il momento in cui tu capivi che la tua libertà estiva stava per essere attaccata dall'organismo scolastico che ti stava per risucchiare nel suo loop di tristezza, noia, pioggia e compiti e tutte queste cose. Ma VetsTube è qui per voi, almeno per allietarvi un po' al ritorno. Perché ho veramente pensato in questi giorni, ma quali sono state le scuole o quantomeno gli istituti scolastici più famosi della storia dei videogiochi? Ce ne sono stati parecchi. Ne ho selezionati 7 per voi oggi per la classifica delle magnifiche 7 scuole della storia dei videogame. Quindi partiamo con la posizione numero 7. Si parte con l'Accademia di Skyloft, conosciuta in Italia come Oltre Nuvola, di The Legend of Zelda Skyward Sword. L'ultimo capitolo per console fissa della serie forse più premiata e più figa di sempre, almeno a mio parere. Nell'episodio dedicato al Wii, il gioco partiva nel bellissimo ambiente di Oltre Nuvola, una città sospesa sopra i cieli. In questa città, Link, come al solito in questo tutorial mascherato che Nintendo propone ogni volta che nasce un nuovo capitolo di Zelda, doveva laurearsi all'Accademia di Skyloft, l'Accademia dove non si imparavano cose banali come, non so, la teoria della relatività o altre cose super banali come, non so, la TD Student della statistica. No, si imparava una cosa molto semplice e pratica e utile per la vita di tutti i giorni, ossia cavalcare un solcanubi, un uccellaccio colorato che ti permetteva di volare in giro e fare gare con le altre persone e impressionare la sorprendentemente gnocca Zelda di Skyward Sword. L'Accademia di Skyloft è davvero ben realizzata, c'è addirittura una citazione a Majora's Mask al suo interno. Provate ad andare nel bagno un secondo. Posizione numero 6 per una scuola completamente diversa rispetto a quelle di cui abbiamo parlato prima. Si tratta della Midwich Elementary School, la scuola di Silent Hill. Non so, almeno la mia esperienza con Silent Hill è stata quella di un terrore puro, naturale, mai provato in vita mia. Quel gioco era terrificante, però soprattutto le scene che erano ambientate in questa scuola mettevano un'ansia che mi vengono addirittura i brividi anche in questo momento. Nella Midwich Elementary School bisognava avere a che fare con dei piccoli mostricciattoli tanto simili forse ai bambini che nel giorno normale, nella Silent Hill normale, avevano abitato quella scuola. Il terrore di Silent Hill infatti stava non soltanto nella storia e nelle ambientazioni, ma anche nella realizzazione grafica che involontariamente aiutava proprio la paura del giocatore. Questo nero, questo buio che si vedeva a pochissimi metri di distanza dal giocatore permetteva degli incontri pazzeschi e spaventosissimi venire fuori dal nulla. Silent Hill rimane uno dei titoli più terrificanti mai provati e la zona della Midwich School veramente era il peggio di tutti. Un po' d'ansia anche adesso. È piena estate e sono a casa mia. Avete sempre sognato di affettare con una motosega i vostri compagni di classe? Forse no, spero di no. Però, se in posto dei vostri compagni di classe trovaste un'orda di zombie, non avreste problemi, giusto? È quello che hanno pensato Suda 51 e i ragazzi di Grasshopper Interactive. Lollipop Chainsaw, infatti, titolo per PS3 e Xbox 360 uscito qualche anno fa, è ambientato quasi completamente in una scuola, dove un'avvenente biondina in minigonna... Vedete che siete attenti, Evez? Un'avvenente biondina in minigonna distrugge zombie a colpi di motosega all'interno di questa scuola, la San Romero High School. Lollipop Chainsaw è davvero un gioco folle, ma restate connessi con me per questa cavolo di classifica, perché la follia giapponese non ha raggiunto il suo massimo con Lollipop Chainsaw, ve lo assicuro.
ascoltare questa musichetta per ore. Final Fantasy VIII forse non è il miglior Final Fantasy di sempre. Certo, meglio delle porcherie che stanno rilasciando negli ultimi anni, però aveva qualche oggettivo problema strutturale. Però è impossibile anche negare quanto molti di voi, e io compreso, siano affezionati a quell'avventura. L'avventura di Squall, di Rinoa, di Quistis e tutti quegli altri personaggi, incluso il fighissimo Cypher, veramente rimasta nel cuore di molti. E il gioco iniziava nell'Accademia di Balan, un'accademia dal tipo di stampo molto militare, che praticamente istruiva i ragazzi su come diventare delle perfette macchine da guerra. A parte la musica, anche tutte le fasi della storia che si sviluppano nel Balan Garden sono forse la parte migliore di Final Fantasy VIII. E anche molta della storia in generale, della trama del gioco, vergeva appunto su questi conflitti tra diversi garden e diversi istituti che abitavano il mondo di Final Fantasy VIII. Vez, avete presente quel secchione con gli occhiali che odiavate tanto? Forse eravate voi se state guardando questa classifica oggettivamente, come lo ero io. Però potevate avere anche voi il gusto di picchiare qualcuno in Bully. Il titolo Rockstar ambientato alla Bullworth Academy. In questa scuola, infatti, si poteva andare in giro, menare la gente, insultare i professori. In questo open world, molto classico se pensiamo al resto delle produzioni Rockstar, ma ambientato all'interno appunto di un ambiente chiuso, davvero interessante e mai, ma davvero mai utilizzato in questa maniera né in un videogame né in un film. Bully era un titolo molto originale, che farebbe anche una bellissima figura nel mondo di oggi, magari con un sequel dedicato. Questo esperimento di gameplay ci è piaciuto molto e non potevamo non citare la Bullworth Academy. È forse la volta nel mondo dei videogiochi in cui abbiamo avuto una scuola tutta a nostro piacimento, tutta a nostra disposizione per fare quel cavolo che volevamo. Wingardium Leviosa! No, coglione, Wingardium Leviosa! Sta zitta, troietta. Vi ricordate i film di Harry Potter? Vi ricordate i libri di Harry Potter? Benissimo. Molti di voi si ricorderanno però anche i videogame di Harry Potter. Sono stati una marea per una quantità di console infinite. Però ce n'erano alcuni molto particolari. Cosa ne pensate di questo incantesimo? Flipendo! 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 Era il cazzo di incantesimo inventato per i primi giochi di Harry Potter su PlayStation. Un incantesimo che a me, amante della saga di Harry Potter in una maniera quasi maniacale, dava veramente molto fastidio perché era stato inventato appositamente per quei giochi per dare un attacco base al povero Harry Potter. Adesso sono passati gli anni e ho visitato Hogwarts altre centinaia di migliaia di volte tramite altri videogame. Sono invecchiato e quindi non sono più così incazzato come prima. Alla fine era una scelta che ci poteva anche stare. Comunque, i videogiochi per PlayStation 1 rimangono forse quelli più di qualità della serie Harry Potter che siano mai usciti. Sono degli action adventure davvero particolari con tanti elementi puzzle. Ci sono anche gli RPG per Game Boy Color, che vi consiglio assolutamente anche per Game Boy Advance. E infine anche l'Ordine della Fenice, il Principe Mezzosangue su Wii e anche su PS3 e 360. Questi giochi infatti ti permettono di esplorare l'intera scuola di magia e stregoneria di Hogwarts e utilizzare anche, soprattutto nella versione Wii, la bacchetta magica con il Wiimote. Persona! Persona 4 è fantastico! Se non l'avete mai provato, andate in questo momento a comprarvi la PS Vita per provare la versione Golden o una PS2 dove dovrete spendere centinaia di migliaia di euro per racimolare una copia originale. Persona è un RPG incredibile, non tanto per il suo gameplay un po' statico, a turni, molto classico stile Final Fantasy, è per quello che riesce a mescolare elementi di RPG, di investigation game, con le scelte di una visual novel, perché ci sono tantissimi finali, c'è la possibilità di cambiare il corso delle conversazioni con le vostre scelte, e anche la parte più figa, il life sim con tanto di dating simulator. In pratica, per la scuola di Persona, la Yasogami High School è la vostra risorsa di waifu virtuali giapponesi da poter corteggiare e portare al ballo di fine anno. Ah, è fantastico. Vabbè, a parte le cose un po' pervertite, ragazzi, quel gioco è
geniale, ha uno stile incredibile, una colonna sonora fantastica, una storia incredibile, personaggi credibili e anche molto carismatici. Davvero, forse uno dei punti più alti che l'industria giapponese per quanto riguarda gli RPG ha mai raggiunto. E non solo Persona 4, ma c'è anche Persona 3, Persona 2, Persona 1, Persona Q e un sacco di spin-off, tutti ambientati all'interno di scuole. Quindi è impossibile, era impossibile che Persona non si prendesse la prima posizione in questa classifica delle scuole più famose della storia dei videogiochi. Ferma! Pensavate che fosse finita la classifica, Metz, eh? No. Sì, cioè le prime 7 posizioni sono perfette. Ha vinto Persona, ovviamente se mi conoscete lo sapreste che avrebbe vinto Persona. Però c'è una posizione d'onore, una menzione che dobbiamo fare. Il gioco non è ancora uscito in Occidente, probabilmente non uscirà mai, perché probabilmente verremo arrestati uscendo dal negozio comprandolo. Sto parlando di Natsuhiro High School, un titolo appena rilasciato in Giappone. Si tratta in pratica di un simulatore di pedofilo? Un simulatore di pervertito? L'idea è quella. In pratica impersonate uno studente giapponese in questo mondo open world che è poi solamente circoscritto a questa scuola, la Natsuhiro High School. In pratica l'idea è che voi siete appena entrati nel club di fotografia del liceo. In questo club di fotografia appunto vi viene data una macchina e dovete cominciare a fare foto in giro. Sì, potete fare foto agli uccelletti, alla palestra, alla mensa, all'insegnante. Però il gioco vi spinge a fare altro, e anzi anche la vostra libido probabilmente vi spingerà a fare altro, non so che siete degli sporcaccioni, eh. In pratica il gioco vi costringe e vi consiglia di andare a fotografare le vostre compagne. Le vostre carine compagne moe, tutte con quegli occhioni, le tettone, anche se hanno 12 anni. Allora, in pratica dovete andare fuori con la vostra fotocamera e svolgere delle mosse molto stealth, come rovesciarvi sulla schiena e andare a carponi al contrario, riuscendo a beccare l'angolo giusto da sotto la gonnellina delle studentesse giapponesi. Dovete fotografarle in tutte le maniere e ci sono anche dei modi per farle togliere i vestiti con dei trucchi. Se fosse uscito qui avrebbe vinto, ragazzi. E saremmo già tutti ciechi e l'avremmo già platinato in 2 giorni. Quindi qualcuno lo localizzi, per favore! Bevez, la mia classifica è finita qui. Anche c'è stata pure la menzione d'onore, quindi non potete proprio lamentarvi. Se avete dei suggerimenti, dei commenti, se mi sono scordato qualcosa, se pensate che qualche scuola sia più importante da citare in questa classifica, c'è la sezione commenti lì sotto. Per chi mi stesse seguendo per la prima volta, il consiglio ovviamente è quello di iscrivervi. I video, come vedete, sono abbastanza deliranti, quindi se volete farvi 2 risate è perfetto. Per il resto, io voglio tornare alla mia introduzione, al momento in cui tornavi a scuola, il momento che molti di voi stanno affrontando in questo periodo. Beh, sì, era una bella palla, raga. Però contate, non sono appena finiti i 3 mesi di vacanze, sono appena iniziati i 9 mesi che vi separano dalle nuove vacanze, giusto? No, non proprio. Però vabbè, carichissimi lo stesso, raga. Princess knew before you, that's what I said now. Princess, princess who adore you, just go ahead now, right now.